Buongiorno ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi vorrei rispondere ad un tag che mi è arrivato da una persona molto vicina a me, che sa che io amo la pizza, che è il mio piatto preferito, che la mangerei praticamente tutti i giorni se potessi, quindi appena lui ha visto questo tag mi ha subito taggata e mi ha detto rispondi a questo perché è il tuo. E questo tag riguarda appunto la pizza. Quindi rispondiamo, partiamo subito con la prima domanda. Pizza da asporto o pizzeria? Direi tutte e due. A me piace la pizza sia da asporto che da pizzeria. Dipende un po' dal momento. Se io voglio passare una serata fuori, quindi fare una cosa diversa, uscire, allora preferisco andare in pizzeria. Se invece voglio mangiare una pizza, però mi voglio rilassare a casa, voglio starmene tranquilla, allora preferisco magari quella da asporto. Quindi dipende un po' dalla situazione. Che tipo di farina preferisci? Io preferisco la farina integrale oppure la farina senza lievito, perché la pizza mi piace tantissimo, però mi gonfia anche tantissimo, quindi io cerco di scegliere quelle farine che comunque gonfiano meno, quindi la pizza integrale oppure senza lievito, che devo dire mi piace molto, quindi insomma la scelgo volentieri. Lievito di birra o lievito madre? Lievito madre tutta la vita, perché io il lievito madre lo uso veramente per fare qualsiasi cosa, il pane, la focaccia, tutto, qualsiasi cosa io uso il lievito madre ed è veramente favoloso perché non gonfia, è una cosa stupenda, veramente, poi le cose vengono soffici, vengono morbide, è favoloso, quindi lievito madre senza dubbio. Prendi sempre la solita pizza o cambi gusti? Io negli ultimi anni ho sempre preso la solita pizza, che è una semplicissima margherita, perché a me piace veramente la pizza, cioè quella vera, quella originale, quella tradizionale, che secondo me è la pizza margherita, perché poi tutte le altre che hanno sopra un sacco di roba, in realtà sì, saranno anche buone, però la pizza vera per me è la margherita, quindi pomodoro e mozzarella e basta. Neanche l'origano, quindi cioè pizza margherita. Però devo dire che anni fa io prendevo spesso anche altri tipi di pizza, prendevo quella al prosciutto, quella alle olive, quella con gli würstel, cioè ne ho prese comunque di vario tipo, però adesso io preferisco tenermi un po' più leggera, preferisco non appesantirmi e quindi scelgo la margherita che è molto digeribile, molto semplice, però è anche quella che alla fine ho visto, scoperto. E mi piace di più perché comunque è la vera pizza, secondo me. Preferisci la pizza della pizzeria o quella fatta in casa? Allora, se la faccio io, mi va benissimo anche quella fatta in casa perché io la faccio appunto con lievito madre, la faccio veramente molto molto sottile, non è pesante, non è alta così che quindi poi mi gonfia come una mongolfiera, quindi se la faccio io va benissimo. Se la fanno altre persone, preferisco allora quella della pizzeria, perché comunque rimane un pochino più sottile, un pochino più leggera. Vabbè, adesso sono tanti anni che non lo fa più, però anche mia mamma, ad esempio, faceva la pizza molto simile a quella che faccio io, quindi la sua mi piaceva molto, però adesso, vabbè, non l'ha più fatta, anzi, quasi quasi faccio un appello alla mamma, che sicuramente sta guardando questo video, e le dico, mamma, potresti farmi la tua pizza un giorno? E chiudiamo la parentesi. E andiamo avanti con le altre domande. Allora, pizza alta come da tradizione o no? No, io preferisco la pizza sottile, 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 sottile che più sottile non si può, perché più è sottile più mi piace. Quella alta non mi piace perché è pesante, cioè è pesante nel senso che a me appesantisce, mi gonfia, quindi no, assolutamente se è alta mi passa proprio la voglia di mangiarla. Quindi la pizza che piace a me deve essere sottile, 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 ancora più sottile se possibile. Andiamo avanti. Hai mai assaggiato la pizza con la Nutella? Se sì, ti è piaciuta? Ragazzi, vi devo confessare una cosa: a me non piace la Nutella. Quindi io non ho mai assaggiato la pizza con la Nutella, sicuramente non mi piacerebbe perché non mi piace la Nutella, quindi so di essere una delle poche persone a cui non piace la Nutella, ma a me proprio la Nutella non mi piace. Ammetto che ha un buon profumo, quando si apre il barattolo comunque il profumo è buono, però poi a me proprio non piace, troppo dolce, mi nausea, quindi no, assolutamente. Andiamo avanti. Componi la pizza ideale. Puoi spendere quanto vuoi, ma devi scegliere minimo un ingrediente, massimo 6. Beh, facilissimo, perché la mia pizza ideale, come dicevo prima, è la margherita, quindi base della pizza, ovviamente, pomodoro,
mozzarella, una foglia di basilico e stop, questa è la mia pizza ideale. Quindi è molto semplice, alcuni di voi la considereranno magari molto banale, però è quella che a me piace, che io mangio volentieri. Quando mangio quella pizza lì sono contenta. Quindi, non ho aggiunto farina integrale o senza lievito, ovviamente. Poi andiamo avanti. Acquisti pizze surgelate? E se sì, che marche, che gusti preferisci? Io pizze surgelate ne acquistavo tante in passato e prendevo solitamente la pizza, quella marca ristorante, la marca Buitoni, anche la marca della Coop avevo preso tante volte, insomma, quelle marche lì più o meno. Però adesso devo dire che non la mangerei più una pizza surgelata perché sì, le prendevo, le mangiavo a quei tempi, però adesso ho cambiato molto i miei gusti. A livello di alimentazione i miei gusti sono cambiati tanto, è cambiato tanto il mio stile, quindi una pizza surgelata adesso credo che non la mangerei più, quindi adesso non le ho più comprate, infatti. Se dovessi aprire una pizzeria, come sarebbe e come la chiameresti? Bella domanda. Io non avrei molta voglia di aprire una pizzeria, devo dire, perché in una pizzeria bisogna veramente farsi un mazzo per farla funzionare, che insomma ce n'è da fare, quindi non credo faccia per me. Però se io dovessi aprire una pizzeria, sicuramente sarebbe con prodotti di qualità, con un buon servizio, rapido, efficace, quindi sicuramente avrebbe queste caratteristiche, avrebbe dei camerieri molto gentili che sanno capire il cliente, che non sbuffano perché magari gli viene chiesta una cosa, avrebbero dei pizzaioli molto bravi che sanno fare pizze buone, veloci, di qualità. L'ambientazione credo che sarebbe un'ambientazione a tema, tipo non so, ad esempio si potrebbe fare il tema, che ne so, del Far West, piuttosto che il tema delle favole, magari così vengono anche tanti bambini e si guadagna anche magari di più facendo una cosa del genere. Quindi ci sarebbe un tema di quel genere. E il nome credo che sarebbe, non lo so, perché poi dipende anche dal tema che si sceglie, perché se scelgo il Far West piuttosto che le fiabe, ovviamente devo anche dare un nome che sia congruo. Però io non sono brava con i nomi e con i titoli, quindi in questo momento non mi verrebbe in mente. Credo che sarebbe un nome legato al mio nome, quindi magari non so, la pizza da e il mio nome, cognome, insomma, una cosa del genere, non lo so. Diciamo che sul nome non so rispondere, però sicuramente sarebbe un qualcosa a tema, magari con delle pizze a tema, tipo se scegliessi la pizza a tema fiabe, ci sarebbe la pizza di Biancaneve, la pizza di Cenerentola, la pizza di Harry Potter, piuttosto che, insomma, farei una cosa del genere. Penso che attirerei abbastanza clienti. Però intanto io non ho i soldi, non ne ho neanche voglia perché come dicevo prima c'è troppo da fare, troppo da farsi il mazzo e non ho un locale, non ho nulla, quindi se qualcuno magari ha tutte queste possibilità e vuole aprire questa pizzeria a tema, magari me lo fa sapere, posso dire io ti ho dato l'idea e tu in cambio mi regali una pizza, facciamo così. Niente, ragazzi. La smetto di dire cavolate, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!